L'Alcohol Prevention Day è un'occasione bene o male di dibattito, ma anche di presentazione di dati. È ovvio che quando si parla di alcol si parla del bere, di un comportamento quindi abbastanza normalizzato nella società. E forse anche per questo c'è necessità di incrementare la consapevolezza delle persone che consumare bevande alcoliche è un comportamento di cui tener conto, soprattutto in relazione a quello che viene considerata la moderazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice da anni, oramai sono 20 anni, che non esistono quantità sicure di alcol che possono essere consumate senza esporre se stessi o gli altri a un pericolo oppure a un danno, diciamo, dell'organismo. È chiaro che da un punto di vista di salute pubblica, quello che compete ad esempio all'Istituto Superiore di Sanità è quello di dare l'evidenza scientifica per orientare tutti i programmi di prevenzione e chiaramente pensare anche alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, perché da una parte abbiamo un approccio di popolazione, quindi di identificazione precoce e di intervento per quelle situazioni in cui è possibile ridurre, bene o male, le quantità di alcol che vengono consumate in eccesso. Dall'altro invece abbiamo i malati, cioè quelli che già hanno un consumo dannoso, un danno d'organo, e lì bisogna intervenire invece con dei trattamenti specialistici. È molto difficile far emergere il problema alcol in Italia, perché noi abbiamo soltanto 71.000 alcol dipendenti in carico servizio, dei circa 770.000 soggetti che invece richiederebbero intervento. Quindi l'Alcohol Prevention Day serve da cartina tornasole delle situazioni per cercare di identificare tutte quelle che sono le priorità, sia in salute ma anche per le altre competenze che non sono solamente sanitarie. Si pensi a tutte le regolamentazioni, le leggi, la legge che vieta ai minori di anni 18 di prendere appunto bevande alcoliche e che è disapplicata nei fatti in Italia. Quindi l'invito che hanno accettato chiaramente e hanno onorato le grandi istituzioni come la Commissione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità rafforzano anche la capacità dell'Italia di cercare di far sì che l'alcol non rappresenti più un fattore di rischio. Sono in diminuzione i consumi, sono in diminuzione chiaramente in aumento gli astemi, e questo è un dato di fatto. E diminuiscono anche leggermente i consumatori a rischio, ma il problema è nella distribuzione del consumo, cioè coloro che consumano secondo modalità rischiose e dannose sono diciamo in gran parte popolazioni vulnerabili. Prendiamo gli ultra 65 anni. Sapere che un uomo su due oltre 65 anni è un consumatore a rischio è un dato importante per la programmazione, soprattutto per stimolare l'identificazione nei contesti di assistenza primaria, diciamo i medici di medicina generale. Gli anziani sono dei soggetti molto più vulnerabili all'alcol, perdono la capacità di metabolizzare l'alcol, ridiventano adolescenti per quello. Quindi se vogliamo tutelare i giovani, proprio per questa caratteristica di vulnerabilità fisiologica, dobbiamo tutelare a maggior ragione gli anziani, che hanno anche una contestualizzazione nella fase della vita, l'invecchiamento, in cui ci sono più patologie e l'assunzione di più farmaci che sconsigliano chiaramente l'assunzione ovviamente di alcol. Parliamo di 3 milioni e mezzo di soggetti, i giovani sono 1 milione e 600 mila quelli a rischio, complessivamente abbiamo una platea tra gli 8 e i 9 milioni di consumatori a rischio, una grande platea che chiaramente necessita da parte non soltanto delle istituzioni sanitarie ma della società in genere di essere intercettata dal sistema, perché si può ovviamente abbattere quelli che sono i costi derivanti appunto dal danno e dal rischio alcol correlato, che oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Europea stimano in Europa pari a 160 milioni di euro. Allora è chiaro che parliamo di qualcosa che può essere ricondotta a regimi molto più accettabili, anche perché il comportamento del bere è un comportamento individuale. Incrementare la capacità delle persone, soprattutto dei giovani, di capire dov'è il rischio, quando è il rischio, di non subire la promozione delle bevande alcoliche lì dove nei luoghi di aggregazione giovanile vengono esposti appunto a una bevi quanto vuoi e paghi poco. Allora questo tipo di modalità, insieme a quelle di marketing, di pubblicità, che chiaramente sono appealing per i giovani ma che dovrebbero essere ovviamente meglio regolamentate, come dice la Commissione Europea, è fondamentale per riuscire appunto a diminuire l'impatto alcol correlato in Italia.